Ciao a tutti, oggi vi parleremo di alcune cose che abbiamo fatto e seguito questa settimana. Una delle notizie più importanti è forse quella che riguarda il Teatro dell'Opera. Il Teatro dell'Opera è una fondazione lirica fondamentale a Roma e diciamo che fino, o meglio, da marzo di quest'anno i giornali presentavano i conti del teatro come perfettamente in ordine. All'improvviso, a novembre di quest'anno, si scopre un debito di circa 28 milioni di euro. Naturalmente questa notizia è assolutamente grave e sarebbe ancora più grave se fosse confermata. Vero è che le due notizie tra loro sono assolutamente incompatibili, quindi o è falsa quella di marzo o è falsa quella di novembre o forse sono parzialmente vere entrambe. Di fatto ad oggi noi non abbiamo avuto la possibilità ancora di verificare queste notizie, controllando i bilanci, controllando i documenti che stiamo chiedendo e dovremo ancora, dei quali dovremo ancora chiederne altri. Per poter effettivamente verificare quale sia poi la consistenza di questo debito, se effettivamente sussiste. Nel frattempo, però, abbiamo incontrato moltissimi lavoratori del Teatro dell'Opera e ci hanno rappresentato una situazione molto grave. Diciamo che da qualche anno la dirigenza, ad esempio, utilizza molto gli appalti esterni per commesse di servizi come possono essere le scenografie, come possono essere i costumi, che invece sono perfettamente in grado di gestire ed eseguire le maestranze interne. Quindi quello che sostanzialmente si ricava è che il Teatro dell'Opera paga già le maestranze per effettuare dei servizi che poi appalta all'esterno. Per dirne una, in realtà i lavoratori sono sul piede di guerra perché tra l'altro si parla di possibili non pagamenti dei loro stipendi per non si capisce bene quale ragione. Abbiamo forse dei direttori che costano troppo? Abbiamo forse dei personaggi che vengono remunerati con stipendi troppo elevati? Non possiamo saperlo. Quello che noi chiediamo, quello che il Movimento 5 Stelle chiede, è di poter verificare tutti i conti prima di poter prendere una posizione in merito. Cosa che invece stupisce, gli altri partiti non hanno fatto. Hanno già preso la loro posizione, alcuni dicono tagliamo, commissariamo, altri dicono diamo più fondi. Francamente, credo e crediamo che nell'ottica della trasparenza sia necessario prima poter verificare la situazione e poi poter decidere come intervenire.